Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio raccontarvi i progressi che sono stati fatti qui all'interno della sala da pranzo, ma tutto questo dopo la sigla. Dopo aver cercato inutilmente di realizzare la nostra casa di sogni in Italia, io e la mia famiglia abbiamo deciso di trasferirci in Svezia, in una vecchia scuola tutta da ristrutturare. Ristrutturo, rinnovo, non sono un'esperta, ma almeno ci provo. E se combino pasticci posso sempre ricominciare. Non si può dire che la nostra casa non abbia personalità. Il risultato nella vecchia scuola ci ha talmente entusiasmato che abbiamo deciso di ripetere l'esperienza con un piccolo cottage dove ci siamo trasferiti, naturalmente completamente da ristrutturare e da rinnovare. Sono Antonella e in questi video vi mostrerò come trasformo casa mia. I lavori qui del cottage proseguono con molta lentezza, oggi vorrei mostrarvi invece i piccoli progressi che sono riuscita a realizzare qui all'interno della sala da pranzo. Finalmente sono riuscita a posizionare, ancorando per bene, più o meno in modo stabile, la mia struttura del mio finto camino. Ho optato per la versione in cui è presente anche una sorta di parete che crea il fondo del mio finto camino. Mi piace moltissimo il contrasto country che si crea con questo legno, comunque con le varie tonalità del legno riciclato, con invece il candore della mia parte bianca. Sono sicura che quando avrò anche applicato gli zoccoli laterali a questo camino sarà tutto molto più armonico. La parte superiore invece di questo finto camino vorrei cercare di realizzare nei prossimi giorni. Si tratta di un oggetto di cui non vi svelo ancora cos'è, ma che sono riuscita a raccattare letteralmente da una discarica. Mi trovavo in discarica perché dovevo appunto portare un sacco di cose di cui dovevo disfarmi e ho trovato questo, un altro oggetto che ho semplicemente prelevato sotto gli occhi atterriti del gestore della discarica. In realtà si tratta di un oggetto che non ha bisogno di molta manutenzione, è bastata veramente una semplice pulita e sono sicura che sopra questo mio finto camino sarà perfetto. Ve lo mostrerò, se non nel prossimo video, nei prossimi video, appena avrò l'occasione di ultimarlo. Sono contenta anche che vi sia piaciuto moltissimo la soluzione che ho trovato per quel mobile che ho realizzato, che vi ho fatto vedere la scorsa settimana. Io appunto non sono un'esperta, quindi quando mi sono trovata nelle situazioni dove sistemare questo mobile non ero in nessun caso pronta a sistemare e a risolvere il problema di due cassetti completamente danneggiati. Quindi, come spesso capita negli ultimi anni, quando trovo un difetto non cerco più di nasconderlo, ma cerco di in qualche modo renderlo unico e quindi di rendere anche unico l'oggetto a cui sto lavorando. Così ho pensato bene di ribaltare questi due cassetti e di non colorarli semplicemente di bianco per in qualche modo mimetizzare questo disastro che stavo per creare. Si sarebbe comunque notato benissimo e si sarebbe visto molto di più, avrei attirato l'attenzione sui difetti. Invece, colorandoli di scuro, credo di aver in qualche modo reso il mobile unico e soprattutto di aver trasformato dei difetti in punti forza. Questi due contenitori non soltanto sono comodissimi da utilizzare, sono capienti e soprattutto sono in legno massiccio, ma sono anche un modo simpatico dove poter in qualche modo abbellire non soltanto la parte superiore del mobile, ma anche la parte invece verticale, perché posizionando dei semplici centrini all'uncinetto, che io amo moltissimo a realizzare durante l'estate, riesco a rendere ogni volta, semplicemente posizionando dei centrini all'uncinetto o magari anche dei piccoli tovaglioli fatti in lino, a personalizzare la facciata dell'intero mobile, quindi renderlo in qualche modo sempre diverso, ed è una cosa che io amo moltissimo personalizzare. E un'altra cosa che forse a voi vi è sfuggita, comunque io non vi ho fatto notare la settimana scorsa, al di sopra del cassetto superiore diventato contenitore, che si trova una sorta di foro rettangolare. In questa sorta di spazio una volta era inserito un vecchio tagliere in legno massiccio.
ma io non l'ho trovato al momento in cui dovevo appunto risistemare il mobili. Mi sono sicura che qui andava inserito un vecchio tagliere, perché nella mia cucina qui del Little Cottage, cioè per quanto sia fatta in truciolato e laminato, ha la stessa disposizione e sono presenti nella parte superiore dei cassetti alcuni taglieri. Purtroppo i taglieri che sono presenti nella cucina, per quanto siano in legno massiccio in quel caso, non si possono utilizzare per inserirlo in questo sorta di vano, perché si tratta di taglieri che sono molto più grandi e soprattutto sono molto più spessi. Quindi, non volendo in qualche modo chiudere e coprire un difetto, ho pensato bene di appunto trasformarlo in un punto di forza e di inserirgli quello che al momento è il libro di cucina che sto leggendo in queste settimane. Probabilmente magari fra un mese potrei sostituire questo oggetto inserendo magari un piccolo vassoio, se riesco a trovarlo nelle dimensioni giuste, o eventualmente inserendo magari un altro libro di cucina che leggerò in un prossimo futuro. Quindi in qualche modo riesco con questa sorta di piccolo espediente a personalizzare la facciata del mio mobile, e sono cose che mi rendono veramente molto soddisfatta, perché veramente non ci vuole nulla a personalizzare i mobili e a renderli unici, e soprattutto la fantasia in questo caso può galoppare, siccome io ne ho tantissima, sono veramente contenta di poterla esprimerla in questo modo. Sulla parte invece superiore del mobile ho semplicemente posizionato alcuni degli oggetti di uso quotidiano che uso maggiormente. Non volevo assolutamente tirare fuori molti degli oggetti che sono ancora inscatolati, perché appunto, come vi dicevo prima, sto facendo veramente moltissima polvere e vorrei evitare di dover spolverare e rispolverare e di pulire e di lavare tantissimi oggetti poi a fine giornata. Ho veramente moltissime cose da fare, quindi al momento ho pensato bene di semplicemente appoggiare gli oggetti che appunto uso di più. Tra l'altro sono alcuni di quegli oggetti che sono stati creati da me qualche mese fa, quando appunto vivevo ancora nella vecchia scuola. Si tratta appunto di una delle vecchie scatole, quelle quadrettate, che appunto avete visto tantissime volte posizionate su uno dei miei tavoli giganti che si trovano nel salone del museo, oppure della mia fantastica alzatina che mi ha salvato veramente tante volte in alcune cene in cui dovevo fare in qualche modo rialzare alcuni oggetti o vivande o pietanze che si trovavano solo nella parte centrale di queste grandi tavolate quadrate che ho all'interno del caffè, e che in qualche modo venivano un po' schiacciate. Oppure, che dire, il mio fantastico tagliere rotondo. Lo so che si tratta di una stupidata, ma molto spesso io ho l'abitudine di portare le vivande e le pietanze calde direttamente a tavola, per cui quando ho il pentolone con delle bevande calde che si usano in inverno, e non parlo del tè, ma appunto quelle bevande che si degustano con della frutta secca, o magari semplicemente portare uno sfornato e avete una teglia rotonda, io mi ritrovavo fino a poco tempo fa sempre con i classici taglieri di forma rettangolare che occupavano veramente moltissimo spazio sul tavolo. Ora mi sono creata invece questo tagliere che è esattamente della misura di cui avevo bisogno, per cui ho un'ottima resa, perché si tratta di un legno molto spesso e occupa anche veramente molto poco spazio invece sul tavolo, dove appunto viene inserito insieme a tantissimi bicchieri, bottiglie. Si sa che quando si apparecchiano le tavole si ha veramente sempre poco spazio dopo che si è inserito qualsiasi cosa. E oggi però voglio farvi vedere anche una cosa che in realtà non è un grandissimo lavoro, è semplicemente un piccolo lavoro di rinnovo, ma che è venuto piuttosto bene. Non pensavo davvero che con poca fatica sarei riuscita a realizzare il rinnovo del nostro tavolo, il classico tavolo che avevo comunque anche nella vecchia sala da pranzo della vecchia scuola, che sono 30 anni. L'avete visto sicuramente tantissime volte sulle foto, più che altro del blog, quando appunto vi mostravo, non so, il camino o la stanza televisione dove noi appunto mangiavamo. E l'avevo comprato tantissimo tempo fa a Roby Vecchi, e aveva bisogno di un piccolo rinnovo del colore della parte superiore del tavolo, ma essendo in legno massiccio e avendo tantissime altre cose da fare, non me ne sono veramente mai occupata.
Ora che invece siamo venuti qua, era il momento giusto per ridargli un po' di brio. Ho pensato quindi di rifare il colore della parte superiore, soprattutto perché si tratta di un legno massiccio e quindi aveva veramente bisogno di poco. Quando si tratta di mobili che non sono intrucciolato, è veramente molto facile, con un po' di colore e qualche ora di tempo a disposizione, dargli veramente nuova vita. Ho semplicemente cartavetato tutta la parte superiore perché il colore, soprattutto il protettivo, si era un po' rovinato nel corso del tempo. E infatti quando appoggiavo magari un bicchiere in cui era presente una bevanda fredda, quindi si formava un po' di condensa, al contatto con la superficie lasciava sempre quel classico olone che rimaneva per alcuni giorni ed era antiestetico. Per quanto riguarda invece le gambe, era tutto perfettamente in buono stato. Ma ho pensato di grattare tutta la superficie superiore per eliminare completamente i residui del vecchio protettivo e di colorarlo e di proteggerlo sempre con il colore e il protettivo che ho utilizzato per il pavimento. Il colore è venuto bellissimo e il tavolo è lucente, ma al punto giusto. È una tonalità leggermente diversa rispetto al pavimento perché appunto si tratta di legni diversi, ma è veramente fantastico l'effetto finale. Volevo però in qualche modo dare un po' di contrasto per evitare di appesantire un pochino troppo, perché questi tavoli sono dei tavoli in cui spesso non vengono apparecchiati con dei semplici tovagliati in lino e quindi rimangono spogli un po' all'americana, per cui anche se io dovessi inserire dei piatti, dei bicchieri, in qualche modo avrei scurito un pochino la parte inferiore del tavolo. Ho pensato quindi di colorare tutto e di farlo di bianco, quindi mi piace moltissimo anche spoglio il tavolo perché è veramente molto bello. Poi la caratteristica fantastica di questo tavolo è il fatto che sia un tavolo ovale, quindi non particolarmente comodo per quanto riguarda l'apparecchiatura, ma sicuramente è il fatto che può essere ripiegato. È un tavolo ovale che a seconda della necessità può essere richiudibile piegando due parti laterali e quindi può essere posizionato in una zona della stanza e quindi creare un po' di spazio in più. Era fondamentale nella stanza in cui si trovava prima perché spesso i miei figli, volendo giocare alla Wii, avevano bisogno di spazio per potersi muovere e non avendo a disposizione moltissimo spazio, io semplicemente ripiegavo il tavolo e appunto veniva a crearsi così lo spazio sufficiente per appunto dedicarsi a queste attività di divertimento. Ora è sicuramente adatto e pronto per ospitare tantissime colazioni, pranzi, cene da soli in famiglia o anche con amici e non vedo l'ora di poterlo utilizzare proprio a pieno regime soltanto dopo che avrò appunto terminato di fare questa catastrofica nuvola di polvere che sto facendo in questi giorni. Spero nei prossimi video di mostrarvi ancora tante altre chicche e soprattutto di non farvi vedere queste cose polverose perché so che siete molto stanche di vederle e lo sono anche io, ma appena completate sicuramente ci saranno tantissime cose carine che posso mostrarvi, non soltanto di bricolage ma anche di cucito, perché ho tanti piccoli progetti che comunque cerco di fare nei ritagli di tempo libero, ma con queste giornate veramente molto calde è veramente molto difficile realizzare, perché dopo aver grattato per tantissime ore, aver imbiancato, non si ha veramente moltissima voglia di dedicarsi magari a cucire o a fare, però l'energia manca un pochino in questi giorni, però veramente c'è veramente tanto entusiasmo, quindi sono contenta di avervi mostrato queste piccole tre cose che sono riuscita a realizzare nel corso di questi giorni e spero di mostrarvi quelle che sto realizzando appunto nei video prossimi. E che dire, vi ringrazio per aver visto questo video e vi rimando la settimana prossima con tantissime piccole novità qui da Little Cottage.